Stefano Pavesi, direttore generale di Laborfonds. A parte i rendimenti delle linee finanziarie, il 2022 per Laborfonds è stato un anno assolutamente record, perché abbiamo avuto il record dei nuovi iscritti, oltre 7.050, di cui il 70% con un'età inferiore a 40 anni. Abbiamo chiuso il 2022 con oltre 134.000 iscritti complessivi. Il lavoratore sente Laborfonds vicino a sé, sente che ha il DNA del suo stesso territorio e quindi lo vive. Non è un caso che i tassi di adesione alla previdenza complementare all'interno della regione Trentino Alto Adige sono molto più alti, vorrei dire il doppio della media nazionale, e anche il 2022 ha confermato questo trend. Queste nuove adesioni per noi sono allo stesso tempo una responsabilità e una gratificazione, e faremo, tutti noi che lavoriamo nel fondo, il nostro meglio per ripagare questa fiducia. Bella domanda, è molto difficile perché chiaramente ci sono dei segnali positivi, a cominciare dal raffreddamento dell'inflazione o anche dai rendimenti delle prime settimane del 2023. Quindi noi speriamo ovviamente per il meglio, continuiamo a monitorare l'andamento dei mercati, siamo in strettissimo rapporto continuo con i nostri gestori. Da qui a dire che però possiamo essere sicuramente ottimisti per il 2023, questo purtroppo ancora non lo possiamo dire.